Buongiorno ragazze, allora guardate a che punto sono oggi già. Intanto vi volevo fare vedere che c'è una gran bella giornata. Difatti ho potuto aprire l'ombrellone perché ogni volta apro l'ombrellone e poi sono costretta a richiuderlo perché c'è vento. Oggi penso che possa tenere. Vi faccio ammirare sempre le mie piante. Allora, qua ci sono i tappeti, li ho messi qua perché devo pulire i pavimenti. Difatti nel salone già ho alzato le sedie, come vedete. E poi qua ho tolto tutto dal tavolino, lo devo spolverare. E i tappeti li ho fatti ieri e poi già sono a buon punto, è tutto pulito in cucina. È già bello pulito. Bianca vuole sempre i croccantini. Idem per i bagni. Devo solamente mettere i tappeti al loro posto. E poi qui in questa stanza, invece, siccome lunedì è il mio compleanno, mi sto organizzando così. Allora, in questo tavolo voglio fare un piccolo aperitivo, quindi un brindisi e poi che so, quattro antipastini di sfoglia, noccioline, le solite cose. Anche se saremo solamente noi e il fidanzato di mia figlia, però festeggiamo noi. E quindi ho messo questa tovaglia, poi qua ci poserò qualche regalo e appunto ci metterò gli antipasti. Mentre in sala da pranzo poi preparerò la tavola per mangiare per la cena. Poi vi faccio vedere la mia camera da letto oggi, lettone del sabato, ho messo il piumone, quello di Maison du Monde che mi piace moltissimo e quindi sono a questo punto. Qua in camera di mio figlio vedete solamente i piedi perché è passato e si sta riposando un attimo nella sua camera, diciamo così. E niente, quindi mi sto organizzando così. Allora, ora le cose da fare subito sono. Intanto queste cose oggi mia figlia se le dovrebbe portare. Quindi pulire i pavimenti qua, ieri l'ho spolverato, pulire il tavolino, rimettere tutte le cose sul tavolo e poi voglio fare il corridoio, la mia camera da letto e soprattutto voglio spargere un po' di cera, in modo che i pavimenti sono ancora più lucidi di quello che sono. E niente ragazze, è quasi mezzogiorno. Vi ripeto, c'è una bella giornata. E guardate che bello, non c'è vento. Va bene, allora ci aggiorniamo tra un po', quindi ditemi come vi sembra l'idea di preparare quel tavolo dove metterò gli antipasti e potrò posare un paio di regalini appunto che mi faranno i miei familiari. Mentre qua apparecchio la tavola, appunto faccio la mise en place per noi. Va bene. Bimbe, guardate come viene lucido questo pavimento. Ho passato solamente lo straccio. È veramente bellissimo questo marmo, ma io, siccome non mi accontenta, adesso passo questa qua. Emulsio cera a specchio. Io non ho lucidatrice, quindi questa è una cera che si dà e che poi non c'è bisogno appunto di lucidare con la lucidatrice, però ho un, come dire, una pezza di lana, chiamiamola così, che ve l'ho fatta vedere qualche volta. E quindi ci passo questa. Nel frattempo ho appena finito di passare lo straccio in corridoio, appena asciuga completamente, do la cera anche qua e viene molto molto bello. Va bene, ragazzi, a più tardi. Ecco qui il corridoio, è asciugato e ho dato un po' di cera. Vi faccio vedere qual è l'aggeggio che io uso. Avete visto? È questo. Diciamo che così lucida un pochino, anche se non c'è tutto sto bisogno perché vedete già che bello quanto è lucido, però io do una passata pure con questo. Ragazze, le nostre soddisfazioni quali sono? I nostri piaceri.
la casa pulita, ordinata. Mia figlia ha sentito il profumo di questo detersivo, mi ha detto: mamma, che odore! Solo che lei ha il parquet in tutta la casa, quindi questo non lo può utilizzare, perché questo è per le piastrelle, il marmo, e quindi questo non lo potrà utilizzare. Però nei bagni, volendo, lo può utilizzare, perché i bagni sono in resina, quindi lo può spargere a terra, mentre sul parquet io gli ho fatto comprare il prodotto adatto al parquet. Poi tra l'altro, ragazze, questo parquet che ha trovato mia figlia in questa bella casa che ha comprato è un parquet davvero pregiato, non è un parquet così, è davvero un bellissimo parquet. E quindi lo deve trattare con cura, quindi prodotti assolutamente appositi per il parquet. Vediamo che si dice fuori. Lì c'è un cane, che si chiama Luna quel cane, ve lo faccio vedere, e abbaia a tutte le persone che passano da casa sua. E a me invece non mi abbaia, quando io passo da sotto casa sua la chiamo Luna, Luna, e lei scodinzola, non mi abbaia perché mi conosce. Io adoro tutti i cani qua della zona, li conosco tutti. E loro conoscono me, quindi ho un bellissimo rapporto con tutti i cani del quartiere. Allora, ora mi faccio una bella spolverata qua. Poi un'altra cosa che ci tenevo a fare era lucidare l'argenteria, però non lo so se ci arrivo. Vedete? Vediamo che cosa succede ora. Ragazze, non sto parlando di proposito, per farvi sentire il silenzio che c'è. Allora, sono le 3:15. Io ho quasi finito, mi devo andare a fare solamente la doccia. Allora, vi faccio vedere. Queste sono sempre le cose che si deve portare mia figlia. Allora, qua ho rimesso tutto a posto. Qua c'è Maya sul tavolo. Ho spolverato il tavolino, ho rimesso tutte cose al loro posto. All'argenteria ho dato una passata, così l'ho spolverata e un po' è migliorata, quindi magari rinuncio a questo weekend a lucidarla. Giornata sempre bellissima, guardate che cielo azzurro, proprio azzurro, azzurro, azzurro. Devo mettere l'acqua nelle piante, non ho fatto in tempo stamattina. Metto l'acqua nelle piante, guardate che belle foglioline verdi verdi che hanno questi ficus, tutte foglioline nuove. Guardate che belle. Ok, ragazzi, allora vi faccio vedere il resto. Vi devo dire che è un po' scivolo, perché stamattina ho dato un po' di cera ai pavimenti e un pochino scivolo. Fatto il corridoio, ho spolverato la libreria. Cucina siamo a posto. Allora, vi faccio vedere il tavolo che ho organizzato, come vi ho detto stamattina, e faccio un piccolo piccolo spoiler. Questi sono due regali già di compleanno, vi faccio vedere. Vi faccio questo spoiler. Allora, questo è un quadro di Marilyn con la collana e gli orecchini che brillano, come vedete. E poi c'è questo cuscino. Ve lo faccio vedere così e poi ve lo faccio vedere meglio. È di quelli appunto in cui passate la mano e cambia colore. Poi ve lo faccio vedere bene. E quindi questo è il tavolo dove voglio mettere appunto due antipastini e tutto quanto. Qua c'è la camera. Qua
Stamattina ho cambiato il piumone, ho messo questo, che è il mio preferito. Questo è quello di Maison du Monde, molto romantico, tutto pizzi e merletti. E quindi ho messo questo. E poi niente, nella camera di mio figlio, tutto a posto. Lui stamattina si è sdraiato un po', ha scombinato un pochino il letto e quando se n'è andato io ho sistemato subito tutto. Qua ci sono le mie pantofole, quelle belle, luccicose, guardate che carine, che non ho mai messo, eh. E quindi in camera di mia figlia c'è lei, quindi non vi faccio entrare, che non mi sembra il caso. Ho spolverato questa, ho spolverato questa qua, dove ci sono tutte le foto di famiglia. E quindi allora, ora a questo punto una doccia non me la toglie nessuno e poi direttamente me ne vado a letto dove stamattina ho cambiato le lenzuola. Le lenzuola le ho già lavate, stese e vi devo dire che sono già asciutte, quindi a momenti le posso entrare. Va bene ragazze, allora come al solito i miei video sono tranquilli per fortuna, so che vi piacciono, in realtà anche a me piace un po' appunto trasmettervi un po' della mia tranquillità, della mia voglia così di casa. Ok raga, allora. Dalla mia sala da pranzo è tutto. A voi la linea. Mi raccomando, ragazze, mettete un like se il video vi è piaciuto. Chiedetemi se volete fatto qualche video in particolare. Cercherò di accontentarvi. Intanto vi devo fare qualche video perché ho un video di alcune cosine che ho comprato e poi un video di trucchi che ho comprato sempre con soldi che mi sono stati regalati per il compleanno che sarà lunedì e quindi vi devo fare qualche video e poi vi farò il video della giornata di lunedì. Se lo gradite faccio un video appunto del giorno del mio compleanno, magari vi faccio vedere come ho apparecchiato la tavola, magari vi faccio vedere il menù, vi faccio vedere se ricevo qualche altro regalo. Ok ragazzi, allora like e iscrivetevi ragazze, un bacione!